126,9 mm. È venerdì, manca poco ormai. Ma io non ho ancora fatto l'ultima prova con Ethan. Che è scappato dalla centrale e noi non lo vediamo da quel momento. Ancora poche ore e Sean Mars morirà. Spero solo che non sia una perdita di tempo. John Shepard è morto 30 anni fa. Spero che sua madre abbia le risposte che sto cercando. Sua madre sarebbe la puttana, come l'ha chiamata il padre, che era un ubriacone. Insomma, una gran bella famiglia. Ah, sì, finalmente possiamo anche rispondere al movente dell'assassino dell'origami. È una cosa su cui non avevo pensato sul momento, quando ho fatto un po' il punto della situazione nel cimitero. Ma in realtà è abbastanza ovvio perché l'assassino dell'origami uccide i bambini. Non è tanto una cosa diretta verso i bambini che uccide, appunto. Ricordiamo che lui comunque ha perso un fratello, quindi dovrebbe dispiacergli, non... Cioè, come cacchio fa uno a fare una cosa del genere? Vabbè, come al solito la mente umana va per i cavoli suoi a volte. Però la cosa principale è che lui in questo modo crede di punire i genitori irresponsabili, perché suo fratello è morto, perché sua madre... Beh, non so se magari lui incolpa anche sua madre col fatto che era sempre al lavoro e mai a casa, e per colpa di loro padre che era un poco di buono. Quindi facendo così crede di punire i genitori. Dunque probabilmente sceglie famiglie con genitori disattenti o che hanno problemi. Non a caso quindi ha scelto Ethan per via del... del fatto che ha perso un figlio perché non è stato un buon padre, fra virgolette, distraendosi. E quindi sì, in tutto questo però ricordiamo che Ethan stesso è ancora fra i sospetti. È possibile che lui rientri nella fascia di età 30-45 anni? Sì, il discorso della schizofrenia, insomma, no? Di cui sospetta lui stesso. È il maggior sospettato di tutto il gioco sin dall'inizio, praticamente. C'è quella cosa che ha detto alcune volte, il fatto di vedere corpi annegati. È una cosa estremamente specifica. Salve, sto cercando la stanza di Anne Shepard. Firmi il registro. Lei è una sua parente? Sì, diciamo di sì. Oh, sarà contenta di ricevere una visita. Non viene mai nessuno a trovarla. L'Alzheimer le crea difficoltà nel ricordarsi le cose. Ma le farà piacere, vedrà. È in fondo al corridoio, stanza 19. Grazie. Ah, brutta roba, l'Alzheimer. Devo trovare la stanza 19. Quanto potrà esserci d'aiuto? Quanto sculetti, figlia mia. Te lo ripeterò fino alla fine del gioco. Le porto dei fiori? No, ok. Credevo li volesse rubare per portarli da quella. Salve, signora Shepard. È già ora di prendere le pillole? No, signora Shepard, io... Non sono mai puntuali con le medicine. Mi chiedo cosa facciano qui. Nell'altro ospedale erano sempre in orario. Ma qui... Mi chiamo Madison Page. Sono una giornalista. Vorrei farle delle domande su suo figlio. Non mi piace questo ospedale. Il cibo non è un granché, mi creda. Si ricorda di John? Il mio Johnny. È un bravo ragazzo, sa?
L'altro suo figlio, signora Shepard. Il gemello di John. Come si chiamava? Quale altro figlio? Non ho altri figli. Non ho mai avuto figli. Fantastico, siamo a quel punto proprio. Ok. Oh, ma che? È sparito tutto. Ok, non ha senso perdere tempo. È inutile stare qui. No, vabbè, che cavolata. Fai un altro tentativo. Ci vorranno giorni, se non di più, per trovare il nome della famiglia che ha adottato suo figlio. Sean Mars sarà già morto. Ma santo cielo, quanto sei... boh, arrendevole. Questa donna potrebbe essere la madre dell'assassino dell'origami. Ci deve pure essere il modo di farle ricordare. Questa donna è... l'ama... oh... gli origami. Wow. Il cane. La rana. Quale vogliamo fare? Facciamo il cane. Sa fare gli origami? Aspetta, è complicato perché se io premo il triangolo col pollice, poi non posso tirare giù la levetta con il pollice della mano destra. Quindi devo premere il triangolo con l'indice, che è un sacrilegio ovviamente, normalmente per un giocatore. Ah, ma gli altri scompaiono, ah, non è da tenere premuto in contemporanea. Ah, vabbè, stavo complicando le cose più del necessario. Ah no, fino ad ora però è in contemporanea, quindi io devo farlo comunque con la mano sinistra. Adesso posso mollare il triangolo. Adesso posso mollare la levetta. Ma devo tenere L1. Ah, ma devo fare comunque di fretta. Regà, è tosto. Ve lo ripeto ancora fino alla nausea. Sto gioco ha il sistema di comandi più impegnativo che io abbia mai incontrato nella mia carriera di giocatore. Posso mollare la freccia. Altra freccia. Posso mollare quadrato. Premere R1. Altrimenti mi avrebbe dato ostacolo il dito. È anche incredibile come se li studiano questi pattern. Di fare questi cagnolini. I miei figli adoravano gli origami. I tasti. Li facevamo insieme. John adorava i cagnolini. Li chiamava sempre tutti Max. Max, Max, Max. Lo stesso nome per tutti i cani. Quante volte gli ho ripetuto che non potevano avere tutti lo stesso nome. Ma i cagnolini di carta si chiamavano sempre Max. Buffo, non è vero? Sì, è molto buffo. Sembra che funzioni. Inizi a ricordare. Devo trovare qualcos'altro da mostrarle. Un altro origami? Se mi avvicino non me ne fa fare altri. Ok, non ha senso perdere tempo. È inutile stare qui. Ah, ok, capito. È stata lei a fare questi origami? I miei cuccioli di carta. Loro ci giocavano per ore e ore. Sono io che ho insegnato i miei ragazzi a farli, sa? Certo, i suoi ragazzi, signora Shepard. John e... come si chiamava l'altro suo figlio? L'altro figlio? Ho avuto solo un figlio. Il mio piccolo Johnny. Non ricorda di quando gli hanno portato via in adozione perché è morto Johnny? Non sembra ricevere molti fiori, signora. No, ma io li adoro. Mio figlio sa che amo i fiori. So che me ne porterà qualcuno. Oh, aspetta un attimo, i fratelli sono gemelli. Probabilmente l'assassino dell'origami viene a farle visita. E comunque si presenta a lei come Johnny. Sono i suoi figli, signora Shepard. John e suo fratello. Sono loro? Sono dei bravi ragazzi. Il padre non si è mai occupato di loro. Era sempre ubriaco. Non hanno avuto una vita facile, creda. Oh,
Siamo così vicini, se solo ci dicesse il nome della famiglia d'adozione. In realtà non so se queste informazioni poi le condividono. Non sono esperto di come funzionano i servizi sociali in questi casi. Le sta tornando la memoria? Non si fermi, la prego. Continui a ricordare. L'unica cosa che ci separa da un colpevole è un cognome. Una volta ottenuto quello, poi uno fa incroci con tutti gli altri dati e è lui il colpevole, non c'è scampo. Facciamo una doccia. No, non è il momento di vedere quanto sei bella, figlia mia. Un po' vanitosa, ci sei stata mezz'ora a guardarti. Faccio una doccia, no? Ah, un passo dalla verità. Un passo. Che mi invento? Non ho altri pensieri. Senta, signora vecchia, la prego. Ah, vediamo. La signora Shepherd parla mai del suo passato? Ha molta confusione in testa. A volte capita che si ricordi cose strane. Credo che sia quando vede qualcosa che le ricorda il passato. E riceve parecchie visite? In 10 anni lei è la prima. Ah, ok. Quindi no. L'assassino dell'origamio è venuto qui fingendosi il suo fratello morto. Sto cercando il fratello di John. Venne adottato, quindi immagino che abbia cambiato nome. Non c'è una documentazione anagrafica relativa alla signora Shepherd? No, temo proprio di no. Niente sulla sua famiglia. Se il figlio è stato adottato, credo che la signora sia l'unica a saperne qualcosa. A volte, mostrandole le sue cose, sembra che la memoria venga stimolata. Potrebbe provare così. Grazie del consiglio. Ok ragazzi, sarò sincero, ho cercato su internet, ma vi spiego in che senso. Io credevo di essermi bloccato, perché non andava avanti e... cioè, mi sembrava veramente stupido da parte del gioco permettere al giocatore di arrivare a questo punto e poi non succede niente. Quindi credevo fosse un bug o al massimo sospettavo magari di essermi perso qualche oggetto in qualche capitolo precedente, un oggetto che magari avrei potuto raccogliere e avrei potuto poi mostrarlo a lei per aiutarla a ricordare cose del passato. Nel dubbio quindi ho cercato su internet e ho scoperto che non era un bug. E a quel punto però ho anche scoperto cos'è che mi mancava. Quindi mi ha fatto un po' da guida e questo è un peccato, ma ripeto, io volevo capire se era un bug perché mi sembrava veramente veramente strano. E come al solito con queste cose sono 100% trasparente. Avrei potuto fare un taglio al video e poi far vedere che trovavo l'ultimo oggetto che ci manca, o per intuito o per caso perché stavo cercando e voi non avreste mai saputo sto discorso di me che ho cercato su internet. Invece, ripeto, trasparente al 100%, vi dico che ho cercato su internet e vi dico perché ho cercato su internet. Non con l'intento, ah voglio proseguire, ah voglio che le cose vadano così, ah vediamo qual è il miglior finale, vediamo come posso ottenerlo e tutte queste cose qua, ma perché credevo di essere bloccato. E a quanto pare la cosa che sblocca è... questo fiore, che io avevo analizzato prima tra l'altro, e siccome non sono esperto di fiori, non ci ho pensato manco minimamente. Siamo in un ospedale, ho visto un vaso di fiori, sti cazzi. E invece queste sono orchidee, a quanto pare. Non c'è neanche bisogno di spiegare perché questo fiore molto probabilmente schiuderà dei ricordi.
Devo mostrarle cose che le rammentino il vabbè, passato. Però... Beh? Io devo infilare in bocca sto fiore. Devo mostrarle cose che le rammentino il passato. Ora devo cercare di nuovo su internet se mi sono buggato perché... Ah, lo vuole nel come si chiama. Vabbè, è giusto. Che splendida orchidea. I miei figli amavano le orchidee. Le avevamo anche noi in giardino. Quando John morì, misi delle orchidee sulla sua tomba. Impazzii quando lo venni a sapere. Avevo già perso uno dei miei bambini. E adesso mi portavano via anche l'altro, capisce? La famiglia adottiva, signora Shepard. Come si chiamava la famiglia che ha adottato il fratello di John? Erano persone davvero per bene. Li ho incontrati, sa. All'inizio andavo spesso a trovare il mio ragazzo. Ma in seguito mi ammalai e non ci potei più andare. Forse ha creduto che l'abbia dimenticato. Deve aver pensato che non gli volevo più bene. Il suo nome, signora Shepard? Qual era il suo nome? Ma io gli volevo bene. Lei non può immaginare quanto mi è mancato. La prego, Anna. Il suo nome? Qual è il suo nome? Venga qui vicino. Sento un po' una brutta persona che lei c'ha tutto questo momento doloroso di ricordi eccetera eccetera. Io tutto il tempo a fare pressione per avere questo cognome. Ma perché è davvero davvero importante. Signore e signori, Madison Page adesso è l'unica donna al mondo a sapere l'identità dell'assassino dell'origami. 129,9 mm. Ma che razza di posto è? Non voglio manco sapere come ci sei arrivato. L'ultimo origami. L'ultima prova. E Madison era scioccata quando ha sentito quel nome. Perché era scioccata? Perché era un nome che lei conosceva? Magari il cognome era Mars? Magari era scioccata solo perché... Oh mio Dio, finalmente so il nome dell'assassino dell'origami. In ogni caso manca poco ormai. Alle ultime risposte. Sì, vabbè, che cos'è sto posto? La bianchezza più totale. Ultima prova. Ultima domanda. Sei pronto a sacrificare la tua vita per salvare quella di tuo figlio? In questa fiala c'è un veleno mortale. Una volta bevuto, la morte sopraggiunge esattamente dopo 60 minuti. Bevilo e otterrai le ultime lettere dell'indirizzo. Avrai il tempo sufficiente per salvare tuo figlio, ma dopo tu morirai. Puoi bere il veleno o andartene. La decisione è tua. Sul serio? Sul serio? Che senso ha tutto quello che ho fatto? Cioè, questo è il sacrificio ultimo. Sempre per il fatto che il fratello di John mette alla prova i genitori. Quanto tieni davvero a tuo figlio? Sei davvero un buon padre?
Sei disposto a ucciderti per salvare tuo figlio? Le telecamere. Mi sta osservando. Veleno. Le cose stanno così. Se lo bevo, morirò tra un'ora. Se non lo bevo, non otterrò le ultime lettere. Un'ora potrebbe anche non bastare, tra l'altro. Soluzione? Ma qual è la soluzione? Come facciamo ad avere la botte piena e la moglie ubriaca? Ci deve essere un altro modo. Non posso uccidermi per salvare mio figlio. Menzogna? Che vuol dire? Potrebbe mentire. Chi mi dice che non morirò immediatamente? Magari è tutta una gran cavolata, vuole solo far soffrire i genitori. Sta cosa del puoi salvare tuo figlio è falsa. 8 bambini rapiti, escluso quello emulato, sono comunque 8. Sean è l'8º. Ce ne sono stati 7 prima e presumibilmente questi 7... Vuol dire che altri 7 padri, o magari anche madri, chi lo sa, a volte la famosa lettera col pacco, bla bla bla, sono arrivati a delle madri, non lo sappiamo questo. In teoria anche questi 7 hanno affrontato delle prove, credo. E nessuno ce l'ha mai fatta? Perché qualcuno è morto? Perché tutti sono arresi prima? Perché nessuno è riuscito a... Comunque sta cosa non ha senso, scusatemi. Cioè, se a me arriva la lettera, prendo il pacco... Per caso c'è il timer? Scusate, metto pausa nel dubbio, ma credo quell'orologio lì abbia i 60 minuti di vita che restano a Ethan dopo che beve il veleno, se accetta di bere il veleno. Comunque nel dubbio metto in pausa. Sta cosa non ha senso da un punto di vista di analisi realistica della trama, ma vabbè. Cioè, a me arriva la lettera, prendo il pacco, scelgo di fare le prove e poi a un certo punto fallisco, mi fermo, quello che è. Che in teoria è quello che è successo con gli altri casi precedenti. Perché nessun bambino è stato salvato. E poi una volta che mio figlio muore non vado dalla polizia a dire è successo questo. La polizia dovrebbe quindi avere le informazioni del discorso della scatola, dei ricatti, delle prove, insomma. Comunque, vabbè, mi sto perdendo un po' in queste riflessioni. Il punto comunque è non mi posso fidare, non credo abbia senso. E poi ragazzi, ve l'ho già detto, io credo abbia abbastanza lettere per scoprire l'indirizzo. Questo da un punto di vista realistico dei fatti. C'hai quelle lettere, quell'indirizzo, quanti cacchio di indirizzi possono esserci con Roosevelt e quei numeri? Sappiamo che deve mettersi a fare sto discorso della pioggia a cielo aperto per annegare i bambini in qualche posto estremamente abbandonato, fuori mano. Quindi metti quell'indirizzo nei campi di ricerca della zona circostante, insomma, della città. Cioè, Ethan potrebbe arrivare a questa cosa anche senza rivolgersi alla polizia. Vede i luoghi di ritrovo sulla mappa degli altri cadaveri. Fa un raggio di quella zona, vede l'indirizzo e lo trova, garantito al 100%, con le informazioni che ha adesso, senza rischiare. Quindi io, se fossi nei suoi panni, non farei sta cavolata di bere. Questo è come la penso io e, realisticamente parlando, secondo me Ethan ha il 100% di possibilità di trovare Sean. Ma non so come ragiona il gioco, invece, se per qualche motivo totalmente deficiente e irrealistico, quelle lettere non bastano. Però, come vi ho detto, io voglio basarmi sulla logica e sti cazzi, mi rifiuto. Suicidarmi per salvare Sean. Ridicolo. Devo trovare un'altra soluzione. Sono sicuro di riuscirci. Cioè, lui avrebbe già dovuto iniziare a farsi un'idea dell'indirizzo fin dalle prime lettere. E invece, questa è una cosa molto patetica, fa ridere, dai. Lui non si è mai messo davanti una mappa. Neanche dopo le prime lettere, dopo
la seconda serie di lettere, la terza serie di lettere. Non si è mai messo davanti una mappa a vedere possibili indirizzi. Non è sensata questa cosa. Ti troverò, Sean. Troverò il modo di venire a salvarti, figlio mio. Chiunque altro l'avrebbe fatto. Tu puoi già salvarlo se ti metti su Google Maps. Santo cielo. È sul serio così complicato? Che? Quello è il rumore tipo di una sirena di nave, ma che cacchio c'entra? Non posso scegliere a caso. Devo capire qual è quello corretto. Wow, scusatemi, fermi tutti 5 secondi. Che cazzo è sta cosa che ho appena ascoltato? Che caspita è? Da dove viene fuori sto coso che ha messo nel cellulare? Regà, ora mi vengono di nuovo le paranoie. Si è buggato il gioco? E mi ha tipo dato la ricompensa della prova? Che magari in questo caso non erano delle lettere, ma una traccia audio? Oppure avevamo sta cosa in passato e non mi ricordo qua. Ma non mi pare. Che cacchio è sta traccia audio? Da dove arriva? Diversi indirizzi corrispondono alle lettere. Dio, ce ne sono in tutta la città. Non ho tempo per controllarli. Ma non ci credo neanche se è vero, che stronzata. Theodore Roosevelt Lane. Lane è troppo... Credo sia questo perché era vicino al fiume. Park, no. Parco troppo... Lane vuol dire tipo strada. Strada. Non posso sapere se sono strade magari abbandonate. Ma mi sembra una cosa tipica quella di metterla in un luogo... fuori mano. Ah, perché ho capito perché ci sono così tanti indirizzi. 852 sempre. Ah, perché c'è sia Franklin Roosevelt che Theodore Roosevelt. Non abbiamo abbastanza indizi a quanto pare. Allora, io credo sia qui sulla base di questo misterioso file audio che non si sa da dove arriva. Vabbè, sì, ok. Ma che cos'è sto coso? Da dove arriva? Potrei avere tempo di controllare un solo indirizzo. Se è quello sbagliato, per Sean è finita. Ho capito. L'unico indizio che ho sono i video di Sean sul telefonino. Ah, in uno dei video nel telefonino c'è questo audio in sottofondo. Ah, chi cacchio l'aveva capito? Il tempo sta per scadere. Devo riuscire a capire. Ok. Anche se trovassi l'indirizzo giusto, il sogno potrebbe essere troppo tardi. Ok, allora ha senso andare lì. Credo, spero.
Beh, fatta molto male sta scena però, regà, perché lui mette sto coso e sente solo l'audio, non si capisce che sta rivedendo uno dei filmati acquisiti in passato.